Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. E ora si fa sul serio, si parte. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Potrebbe essere Olivier Giroud. Il francese è un classico centravanti di peso, dotato fisicamente, bravo a tener palla per far salire la squadra, ma anche a giocare di prima. Una delle sue specialità, Fabio, è il taglio sul primo palo. Milik! Classe, ottimo salvataggio! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Tonali. E trova bene il compagno. Filtra la palla in profondità. Cross verso il centro dell'area. Allontana la minaccia. Incornata! Un gol capolavoro! Un bel calcio d'angolo, un perfetto colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Comincia malissimo la gara. La Juventus si porta avanti. Non poteva sperare in una partenza migliore. Il vantaggio l'hanno trovato. Ora non devono pensare che la partita rimanga la stessa. Gli avversari sicuramente organizzeranno una reazione e devono farsi trovare pronti. Da lì può crossare, riceve il passaggio. Beh, non aveva scelta in questa occasione. C'è il retropassaggio. Avanza verso l'aria. La gioca in profondità. Riceve un pallone interessante. Cerca l'uomo là davanti. E il tocco è verso il portiere. Estremo difensore, la calcia lunga. Krunic. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Brahim Diaz. Hernandez.
Krunic. Hernandez. Può crossare. Ottimo dribbling. Va al cross. Minuti sul cronometro. Krunic allarga il gioco sulle fasce. Fa sportellate con il suo marcatore. Deve buttare dentro un cross. Cross in mezzo. E il guardaline indica il calcio d'angolo. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Brahim Diaz. C'è Giroud. Così senza varchi non avevano alternative. La gioca sulla destra. Buon lancio. È ben posizionato e spazza via la palla. Dare continuità alla pressione. Tenta di allontanare il pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Sulla destra. Quadrado. Arriva il cross di Quadrado. Palla intercettata. Occhio, ci riprova. Il Milan si affida parecchio al gioco aereo. Cercare spesso il cross ti solleva anche dalla responsabilità di creare una manovra elaborata. Finché è un attaccante in area, provi a mettere il pallone al centro e incroci le dita. Kostic, di forza. Squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo. Partiti, è iniziato il secondo tempo. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Calabria. Krunic. Provano a ripartire da dietro. Hernandez. Tonali. Brahim Diaz. Milik. Prova Di Maria. Decide di sfruttare la fascia. Quadrado si spinge in avanti sulla destra. Arriva il cross di Quadrado. Pallone lungo in verticale. Qui può partire il contropiede. Tentativo di allungare il gioco. Il Milan al calcio di punizione. Palla verso la porta. Un gol pazzesco. Un tiro eccezionale. E il Milan riesce a pareggiare.
un'esecuzione perfetta. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Perfetta parità dunque. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Locatelli. Rabiot. Decide di allargare il gioco. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Duro ma corretto. Hernandez. Bonali. Brahim Diaz. Alla peggio nello scontro di forza. Kostic. Rabiot. Milik. Va a avanzare l'azione sulla fascia. Quadrado, pallone dentro, spazio, può metterla in mezzo. Il Milan sta portando un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che provano a dare il tutto per tutto. Ma farlo per periodi prolungati, Fabio, può essere pericoloso. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Quadrado. Palla in avanti, verso il compagno. Allarga il gioco. Intervento energico. Calcio di punizione per la Juventus. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare, può anche peggiorare la sua situazione. Atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Sbaglia la situazione. Giroud è l'autore del fallo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Calabria. Grunic. La mette in avanti. La mette sulla sinistra. Elegante. Riceve in ottima posizione. Ma grande parata sulla palla insidiosa. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Siamo quasi alla fine. E l'arbitro dice che può bastare. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero. Ma non sono riuscito a piazzare il colpo vincente. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? È stata una partita tesa, combattuta.